Stiamo ancora cercando un cane che si è perso ormai da oltre un mese a Valmuzzola. È un meticcio marrone, taglia media e ha una macchia bianca sullo stomaco. La particolarità di questo cane è che è senza coda. Se avete notizie, chiamate durante le ore serali lo 0525671137. E questa sera presso il micronido di Borgotaro alle 20:30 in piazza 11 febbraio si parlerà dell'importanza della lettura e dei suoi benefici nella crescita di un bambino. Il tema centrale sicuramente di questo incontro che si va a inserire nel progetto Nati per Leggere, che in ambito locale vede operare in sinergia il presidio ospedaliero di Borgotaro, l'amministrazione comunale e la biblioteca Manara. Partecipano come relatori il pediatra Giuseppe Esposito, Silvia Dalle Vacche, assistente sanitaria Ivana Pinardi, coordinatrice del nido e del micronido di Borgotaro, Nicoletta Baldini, editore ed educatrice, Elisa Del Grosso, bibliotecaria, e Omar Olivieri, assessore alla scuola e all'infanzia. Vi ricordo che la serata è aperta a tutti. E adesso parliamo di una bella realtà che si è creata a Edolo, un paese nella Valle Camonica in provincia di Brescia. Qui si sono letteralmente inventati l'Università della Montagna che sta andando molto bene. E allora il consigliere provinciale Massimo Pinardi dice: perché non trasferire questa che potrebbe davvero poi diventare un'eccellenza anche da noi? A Edolo, paese di quasi 5.000 anime, incuneato nella Val Camonica in provincia di Brescia, si sono inventati l'Università della Montagna. Una bella realtà, sottolinea in un comunicato il consigliere provinciale Massimo Pinardi, con 300 studenti iscritti ad un corso di laurea breve che diploma giovani nel conoscere il sistema montagna e sfruttarne le sue peculiarità. La scelta di investire nel capitale umano per il progetto Università della Montagna è la strategia basilare per rivitalizzare le aree montane in grado di garantire uno sviluppo duraturo e sostenibile e più vantaggioso per l'intera comunità. Una scommessa ormai vinta che nasce in via sperimentale nel 97. Nel 2011 si consolida il progetto del nuovo corso di laurea attraverso l'accordo di programma tra Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e Università degli Studi di Milano. La proposta formativa si caratterizza per un'attività multidisciplinare dove la didattica in aula e in laboratorio viene concretamente applicata nelle attività svolte sul territorio. Formare giovani consapevoli delle risorse e delle strategie per valorizzare la montagna è l'obiettivo dunque di questa università e rappresenta un indubbio investimento per il futuro di una parte importante del territorio nazionale che è costituito da aree montane. Gli studenti iscritti provengono da diverse regioni italiane e dall'Emilia-Romagna vi è al momento un solo iscritto di Piacenza. Le statistiche però sono molto interessanti. Su 205 laureati il 76% ha trovato occupazione e lavora in territorio montano con un approccio creativo. La nostra regione, prosegue Pinardi, ha una percentuale elevatissima di territorio montano e la stessa provincia di Parma vanta una percentuale di territorio montano rurale di circa il 70% della sua superficie. Caratteristiche che inducono a ritenere che abbiamo un patrimonio naturale che spesso viene considerato a torto un problema, mentre dovrebbe essere studiato e ritenuto un'importante opportunità di crescita e lavoro per migliaia di giovani che potrebbero trovare interessante vivere in montagna per far vivere la montagna. Viene naturale pensare che qui un corso di laurea di valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano potrebbe essere attivato, ma per raggiungere un obiettivo così importante e di grande valore occorre costituire un'alleanza di forze, da quelle istituzionali e territoriali ai parlamentari locali, unitamente all'Università di Parma e alle realtà imprenditoriali in grado di pesare ed innescare un processo capace di mettere a valore il territorio montano, ponendo al centro delle azioni l'uomo e la sua vita in montagna, ed invertire quindi la tendenza inesorabilmente in atto da oltre 50 anni dello spopolamento delle nostre montagne. Vi informiamo che il punto vendita TEP presso il deposito di Bedonia in località Moro Nera sarà aperto al pubblico il prossimo 18 aprile dalle 8:20 alle 12:45, poi dalle 14:10 alle 15:40. L'iniziativa ha lo scopo di favorire il rinnovo degli abbonamenti annuali per anziani ed altre categorie agevolate.
Ed ora siamo allo spazio sportivo, ci occupiamo di basket. I Diavoli Rossi hanno centrato il primo obiettivo vincendo la gara numero 1 dei playout salvezza. Tra pochissimo tornano in campo contro i diretti avversari fuori casa con il Reggiolo, e l'auspicio di tutti è di poter vincere anche questa gara, e che sancirebbe la vittoria conclusiva davvero e la salvezza soprattutto dei nostri ragazzi. Fondamentale vittoria quella ottenuta dai ragazzi del coach Allodi nella prima gara dei playout salvezza disputatasi sabato sera a Borgotaro. I biancorossi, privi di Querzola, hanno sconfitto i ragazzi del Reggiolo con il punteggio di 65 a 58 e hanno così conquistato il match point salvezza da giocarsi questa sera in terra reggiana. Una vittoria costruita grazie al fondamentale apporto dei giovanissimi Verti, Marletta e Giraud che, nel momento topico della gara, hanno piazzato il break decisivo. Ora per i portacolori della Valtaro si prospetta un'occasione da non perdere per cercare di chiudere la pratica salvezza senza dover ricorrere alla gara 3 che comunque verrebbe disputata a Borgotaro nel prossimo fine settimana. L'auspicio è che i Diavoli Rossi sappiano affrontare quella trasferta a Reggiolo con la consapevolezza di poter portare a casa un risultato davvero fondamentale per questa stagione. Il meteo di domani, giovedì 17 aprile, avremo cielo sereno per tutta la giornata su tutta la regione. Temperature minime stazionarie, valori tra 4 e 6 gradi, le massime in leggero aumento, valori tra 12 e 17 gradi, i venti saranno deboli. Vi lascio con la programmazione serale di RTA che inizia intorno alle 20.45 con il programma Mille Voci, al quale poi seguirà il nostro TG. E anche per questa sera l'informazione si chiude qui, grazie per essere stati con noi, a domani.